Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro di Charles Garnier, L'assedio di Gaeta, che fu tradotto in lingua napoletana da Don Saverio, direttore non meglio identificato dello Trovatore, nel periodo che va dal 1866-67, in appendice, come si usava all'epoca. E questo libro poi lo abbiamo corredato con documenti dell'epoca, molto rari. Grazie al dottor Catenacci, che come sempre ci ha fornito il suo prezioso archivio, qualcosa anche la Biblioteca Nazionale di Napoli. Poi, visto che in napoletano non c'è soltanto il libro di Garnier, ma anche la cronaca dello Corpo di Napoli lo Sebeto, giornale garibaldino, che quindi ci consente di avere lo stesso episodio storico visto da due punti di vista opposti, il che è sicuramente molto interessante. C'è anche un'appendice, un piccolo glossario napoletano che è stato curato da Alberto San Martino, qui presente, che ringrazio. Quindi adesso darei la parola al dottor Catenacci, che è un'istituzione molto noto, è l'anima degli ex allievi della Nunziatella, attivo da anni in questo ambito, che ci onora della sua amicizia e della sua collaborazione. Le parole di introduzione vanno ben oltre il merito, perché poi possedere una bella biblioteca non è che sia un merito particolare, perché chiaramente una biblioteca, quando è importante, si eredita, oppure nel tempo vuole significare che chi la cura, nel caso di specie io, di anni ne ha parecchi, e quindi nel tempo si è riuscito a fare una buona biblioteca. Peraltro l'incontro avuto con Vincenzo D'Amico è stato un momento, diciamo, molto importante dell'esperienza che io e un altro amico che voglio qui ricordare, perché in genere provvediamo insieme, curiamo riedizioni e altre iniziative, Maurizio Di Giovine, Francesco Maurizio Di Giovine, che sarebbe dovuto venire, ma lui vive a Bologna, ma non è che aveva detto che veniva, tanto per dire, perché quasi tutte le settimane, diciamo non tutte, ma perlomeno 2-3 volte al mese in giro per l'Italia a pubblicizzare, a parlare di episodi che riguardano la storia dell'Antico Regno. E il sodalizio in qualche modo con l'amico Vincenzo, il battesimo di editore, che è giunto alla terza delle opere, già prima ha operato con altro editore, poi autonomamente ormai è arrivato con questa pubblicazione alla terza delle edizioni, ed è coraggioso l'impegno suo in questo settore dell'antico regno, delle memorie storiche, ma ancora più coraggioso è stato proprio di fare questo libro in lingua napoletana. Nella prefazione che ho curato insieme a Maurizio Di Giovine, diciamo che questo libro viene a cadere proprio in un momento che c'è stato un ampio dibattito sul fatto della lingua napoletana, sul fatto che questo dialetto sta scomparendo. Qualcuno però dice che chiamarlo dialetto è riduttivo e che il napoletano è una vera e propria lingua. E questo dibattito si è sviluppato sul Corriere del Mezzogiorno, l'edizione della Campania, e così sono intervenuti su questo argomento studiosi e professori della più svariata provenienza, che chi proponeva l'istituzione di una cattedra di lingua napoletana, chi proponeva musei e altre iniziative. Comunque quest'opera esce proprio nel momento in cui si discute di questo, ed è un'opera che nasce intorno agli anni 70, quindi un decennio poco più della fine dell'Antico Regno, e è in qualche modo testimonianza del fatto che Napoli nel 1861 finisce di essere capitale dell'Antico Regno, incomincia l'opera di penetrazione e l'unità d'Italia, però è una piemontizzazione più che una interiorizzazione del paese,
e un modo di reagire a questo nuovo corso delle cose era visto negli ambienti tradizionalisti nell'insistere nell'uso del dialetto, cioè quindi loro continuavano a fare pubblicazioni, iniziative in lingua napoletana, perché tale era. E così sono sorti tutta una serie di giornali, di pubblicazioni in lingua napoletana. Vincenzo mi ha curato una sua piccola esposizione di due giornali che sono stati, uno è del 1860-61, arrivò fino al 66, Lo Corpo di Napoli e Lo Sebeto, che è interamente scritto in lingua napoletana, nasce sul finire dell'Antico Regno, nel luglio-agosto del 60, ormai però Garibaldi già si era impossessato della Sicilia, stava risalendo per la Calabria, e subito dopo, come ha riferito D'Amico, il giornale comincia a essere portavoce dei piemontesi, di Garibaldi in particolare, e dà una versione dell'assedio che è tutta vista da quella, diciamo, da quella visuale. Poi è intervenuto l'assedio di Napoli, che è uscito sul giornale Lo Trovatore, che vedete pure esposto lì, che è un altro giornale scritto tutto in dialetto napoletano, in lingua napoletana, che è diciamo, veramente un'iniziativa coraggiosa, ma ancora più coraggioso di quanto lo fu Don Saverio, il giornale Il Trovatore, secondo me è stato lui a pubblicare, però lui non rischia niente, perché all'epoca il fatto di scrivere i giornali in napoletano dava censura che era tutta piemontese. Era visto in un modo particolare, perché se loro andavano a leggere non riuscivano a capire il dialetto napoletano. Quindi pensavano sempre che fosse anche un mezzo per mandare messaggi, come li chiamano oggi pizzini o altre cose. Quindi i giornali venivano seguiti attentamente, questi in lingua napoletana, perché poi ne incominciò uno, due, poi diventano tre o quattro. E come giustamente dicevo, non ha rischiato molto come galera, ma è stata una coraggiosa iniziativa come editore, e adesso ve l'ha letto qualche brano. Sì, sì, allora. E quindi è un napoletano, diciamo, non si è intervenuto sul testo, è stato rigorosamente osservato, perché qualche volta chi non conosce bene il dialetto napoletano o lo legge e pensa che ci sia qualche errore, proprio di scrivere il dialetto napoletano in questo modo fa in modo che non ci sono mai errori, perché nessuno non si riesce a capire qual è la dizione esatta, perché la si trova molto spesso, specie gli articoli altri ripetuti in modi per esempio diversi. È una lettura veramente interessante. La storia di Garnier e poi altrettanto interessante, era un giornalista. Ma ne parliamo dopo. Adesso dopo, ecco. Presentiamo Chiara, e non siamo stati poco cortesi, avremmo dovuto iniziare. Chiara, l'ultima ruota, insomma, studentessa di lingue, quindi particolarmente interessata a quella che è comunque, come dicevano all'epoca, la lingua nostra. E quindi... Infatti concluderò semplicemente il discorso del signor Catenacci dicendo, partendo da una definizione che dà un grande sociolinguista. Sì, lo so, io questo. Un sociolinguista tedesco che era specializzato nello studio dello Yiddish, che come tutti noi sappiamo è il dialetto tedesco ebreo, quindi che viene a instaurarsi sul territorio germanico, ma con la grande migrazione degli ebrei, insomma. E lui, circa questa questione dei dialetti, come studioso sociolinguista, afferma questo: una lingua è un dialetto come un esercito di una marina. In realtà non è neppure lui ad affermarlo in sé, bensì un suo alunno ad una lezione, un alunno che era un professore delle scuole medie del Bronx. Dice: vorrei sapere da lei che differenza c'è fra un dialetto e una lingua. E ovviamente il professore si chiama Max Weinreich. Tentava di spiegare, e lui lo guardò e disse semplicemente: lo dirò io che cos'è. È questo: una lingua, un dialetto con un esercito e una marina. Quindi, essendo questo libro scritto con questa operazione sulla lingua, credo che questo necessitasse essere detto, insomma.
E poi procediamo direttamente alla lettura, sì, dei passi. Ecco, io avrei pensato, ecco, proprio per farvi conoscere il libro meglio, di cosa parla il diario di Garnier, di leggere alcuni brani e poi magari di commentarli insieme al dottor Catenacci, che è sicuramente uno dei massimi esperti di questo momento storico così importante per la storia del Sud Italia, anche se ormai a Gaeta i giochi erano fatti. Si combatteva per l'onore. Bella, sì, quando studiavo l'ho trovato, ho detto proprio questo, insomma, che ci interessa. Va bene, procedo alla lettura. 4 novembre 1860. La piccola città de Mola de Gaeta, l'antica Formia, bombardata fin da ieri da una squadra piemontese, con tutto che era senza difese, che le bombe avessero lassate sulla mente gli signi loro dinto agli spitali e in faccia alla proprietà privata, è stata abbandonata oggi dalle truppe regge. Al momento in cui i napoletani si ritiravano, in disordine alla parte di Gaeta, l'armata sarda traseva a Mola per la via dell'Ugarigliano. Poca gente aveva fatto lo dovere proprio. Commene però accordò un tributo funebre al capitano Febo, comandante della batteria svizzera, e rendette solamente giustizia lo merito suo mentre era vivo. Lo nome suo mi venette sotto la penna 2 ore dopo che è caduto in mezzo al campo di battaglia. Ecco, quindi Garnier, come dire, elogia Febo contrapponendolo a chi non ha fatto il proprio dovere. Ritorna quindi il tema del tradimento di questo esercito. Perché l'esercito napoletano si sfalda così velocemente nel momento in cui Garibaldi sbarca a Marsala? Secondo voi, cosa è attribuibile questo crollo così repentino che porterà qualcuno come magari lo stesso... il Don Buttà a scrivere, a intitolare il proprio libro Un viaggio da Bocca di Falco a Gaeta? Parla proprio di viaggio, ecco. Non esattamente perché quindi questo avviene, questo fenomeno, secondo voi? La lettura è 4 novembre 1860, sì. Inizia da qui l'assedio, praticamente la difesa di Gaeta, che termina poi nel febbraio, il 13 febbraio del 1861. Diceva Vincenzo, i giochi erano già fatti, sì, in verità i giochi erano già fatti. In definitiva il re lascia Napoli il 7 settembre, si rifugia, prima la dirige su Capua e poi si ritira a Gaeta, e quindi Gaeta era il simbolo, era lo Stato che ancora era a tutti gli effetti rappresentato dal re. Alcuni ambasciatori avevano seguito il re a Gaeta, quindi era una testimonianza, e i piemontesi capirono che era nei confronti di Gaeta che dovevano svolgere questa loro azione. E quella di Garibaldi in realtà fu una passeggiata, perché i giochi erano fatti nel senso che la diplomazia piemontese insomma non usò mezzi di tutti i tipi per portare e introdurre in Sicilia la prima base dello sfaldamento del regno delle due Sicilie. Peraltro la Sicilia è stata sempre antagonista, diciamo, dei confronti di Napoli, del regno di Napoli, quindi l'autonomia era sempre stata una meta per i siciliani, e in Sicilia trovò un terreno fertile per poter incominciare la sua passeggiata, il suo viaggio, ecco, detto bene, il suo viaggio da Bocca di Falco a Gaeta. Quindi in definitiva la definizione è esatta. Quindi poi passando dell'assedio di Gaeta, sicuramente la protagonista principale dell'assedio è Maria Sofia, che ha poi ispirato poeti anche successivi come Gabriele D'Annunzio. E Garnier parla di Maria Sofia, tra l'altro è significativa che viene nominata insieme all'ambasciatore Bermudez, l'ambasciatore spagnolo, che è un altro protagonista di questa serie, un personaggio molto eccentrico, il quale, quando gli altri ambasciatori abbandonano Gaeta, rassicura Re Francesco dicendogli: se i piemontesi assaliranno Gaeta l'arma bianca, io offrirò la mia pistola in difesa della tua persona. Quindi alla fine è anche forse significativo che proprio l'ambasciatore di Spagna, una nazione molto legata all'Italia meridionale, a restare fino alla fine a fianco dell'ultimo sovrano napoletano. Quindi pregherei Chiara di leggere questo, sì, pezzo. Allora, 7 gennaio 1861.
lo signore marchese dell'Una mi ha fatto a sapere un'ora fa un grazioso motto della regina, la quale steva dinta lo vano de una finestra, quando una palla rigata scoppiai e rompette i vitri. Ebbene, signora, dicette lo ministro spagnolo, volivate vedere da vicino le palle nemiche, lo desiderio vostro è soddisfatto. La regina rispondette con un dolce sorriso suo, avria però a desiderata qualche piccola ferita. Quindi, come commentare la figura della puletta bavara, come la chiamava D'Annunzio? Vabbè, la figura principale per molti dell'assedio di Gaeta, è giovanissima, aveva poco più di 20 anni, aveva sposato Francesco riluttante, ma poi erano proprio i momenti dell'assedio di Gaeta a farla trasformare completamente, e si trasformò in una persona energica che dava ed era punto di riferimento e dava coraggio a tutti. E tant'è che sul finire dell'Ottocento, lui ha ricordato D'Annunzio, che la ricorda in una sua opera, c'è anche Marcel Proust nella Ricerca del tempo perduto, che la ricorda come un esempio fulgido di eroismo, di esempio da seguire. E divenne il simbolo della resistenza e fu poi la persona che una volta finito il 13 febbraio del 61 il regno, lungo esilio, lei morì nel 1925, quindi ben 65 anni, un'intera vita dopo la fine del regno delle Due Sicilie, e continuò un'azione sempre decisa, fu un punto di riferimento di tutti quelli che speravano. Dice anche per gli anarchici. Anche degli anarchici, anzi qualcuno ritenne che lo scopo suo principale fu, dopo l'assassinio dei Sissi, che era la sorella, quello di vendicarsi dei Savoia, e poi qualcuno giunse a dire che poi l'assassinio di re Umberto I in qualche modo aveva collaborato lei a creare i presupposti ad armare la mano di chi portò alla morte di Umberto I, insomma una figura sicuramente emblematica. Va bene, io come vi dicevo, questo assedio è possibile vederlo da due fonti opposte, lo Corpo di Napoli e lo Trovatore. La giornata che secondo me è più di tutte si risalta questa contrapposizione è quella là del 22 gennaio, perché il 19 gennaio 1861 le navi francesi che erano poste davanti al Golfo di Gaeta abbandonano Gaeta. Quindi da questo momento in poi Napoleone III, personaggio molto molto ambiguo di cui ci parlerà meglio il dottor Catenacci, abbandona Francesco II al suo destino, perché a questo punto Persano può bombardare via mare e Cialdini bombarda via terra, per Gaeta è finita. Quindi è il 22 gennaio che adesso, grazie a Chiara, vedremo dai due punti opposti. Prima lo Corpo di Napoli e lo Sebeto, che è il giornale garibaldino, e poi Garnier, che era il fedelissimo borbonico lì in chiuso. Ok. 22 gennaio dello Corpo di Napoli. La flotta italiana ha pigliato già l'opposto di quella francese. L'altro ieri si vedeva ancora un altro legno francese che pigliava l'Ollario. Forse è per venire a Napoli per restare là, fuori tiro, per assistere allo combattimento. Lo certo è che Persano ha situato le linee della flotta soia de maniera che difficilmente Francisco II avrà come fa. Cialdini da terra è situato a batterie 250 piezze di cannone. Lo bombardamento è cominciato, muove da rammo che nesce. Francesco II sta con l'idea che non vuole capitolare. Forse l'avrà detto prima di vedere la forza delle cannone cavalli. Quando la proverà, non ci tornerà. E qui fanno l'accenno ai cannoni cavalli, ai cannoni rigati, di cui era dotato l'esercito ormai già definito italiano, mentre invece precedentemente dice, un tono di scherno, di beffo, che Francesco II ha i cannoni arzuti. Non c'è bisogno di traduzione, si capisce fin troppo bene. Vediamo lo Trovatore. 22 gennaio dal Trovatore. La giornata del 22 gennaio commuoia tutte le mancanze passate di una porzione dell'armata napoletana, e degna d'essere scritta a carattere d'oro, dinto all'annale dello Regno delle Due Sicilie. Annorarria la più grossa nazione militare dell'Europa. Quelle che non credevano allo meraviglioso non ci credono, ma dopo essere state testimoni dello combattimento, e quelle che disperavano della causa possono dicere oggi che confidenzia, l'avvenire è a noi.
Dico io che la città potrà essere obbligata a disarrendere per mancanza di vivere e munizione, ma non sarà pigliata. Tecco la giornata più fatale dell'assedio. Va bene, quindi tra l'altro il nostro Garnier è profetico, perché dice la città può essere presa per fame, ma non si arrenderà, non sarà presa con la forza, e così avverrà. Però come dicevamo prima, questa giornata, come dire, è... Quando noi parliamo della fine del Regno delle Due Sicilie, poniamo sempre l'accento sulla politica inglese, che è nemica del Regno di Napoli, perlomeno a partire dalla questione degli Zuffi del 1840. Però l'Inghilterra è una nemica dichiarata. La Francia, invece, il rapporto con la Francia è molto più complesso, perché Ferdinando II nel 51 è il primo a riconoscere Napoleone III imperatore dei francesi, nonostante Ferdinando sia un Borbone, quindi... apparentato con Carlo X e tutti gli altri della... anzi, sarebbe anche rispetto a Carlo X, come dire, appartiene alla famiglia, ma un di rango tra virgolette capofamiglia, il re di Francia della famiglia borbonica. Però ormai nell'Ottocento il concetto di sovranità è cambiato. Quindi, venendo a Napoleone III, come giudicare la sua politica nei confronti di Francesco II? In fondo io ho avuto l'impressione che come si abbia favorito il crollo con consigli tutt'altro che felici. Vabbè, giustamente gli inglesi incominciano dal 40 con la guerra del Golfo, però il vero momento da tenere presente fu, ed è adesso di grande attualità, il 1855, la guerra di Crimea, perché la Russia cercava uno sbocco sul Mediterraneo e chi voleva proprio impedire questa erano soprattutto gli inglesi e i francesi. E l'alleanza contro la Russia fu portata avanti dagli inglesi e i francesi. Tutto potevano aspettare, meno che Ferdinando II non si unisse a loro, e quindi praticamente Ferdinando II fu favorevole alla Russia in quel momento storico, e questo glielo fecero pagare gli inglesi, e incominciò la campagna denigratoria del Palmerston, del Gladstone e di altri uomini politici di giornali inglesi. Ma questo era prevedibile, perché gli inglesi, dopo essere stati difensori del trono nel 1799, che riportarono sul trono praticamente Francesco Ferdinando I, e poi ancora anche negli anni dopo il decennio francese, improvvisamente cambiarono la loro politica e furono i più feroci avversari dei Borboni. Ma da Napoleone III non ci si aspettava sicuramente lo stesso voltafaccia, non fosse peraltro che la politica francese nei confronti del papato era stata sempre di massima attenzione. Quindi questa improvvisa decisione di togliere diciamo la copertura navale significa praticamente la fine della resistenza, perché la città poteva resistere, perché dal mare arrivavano gli approvvigionamenti, arrivavano continuamente volontari, quindi era veramente la valvola di salvezza dell'esercito borbonico. Nel momento in cui la flotta francese fu sostituita il 22 gennaio da quella italiana, incominciò il momento, proprio nei primissimi giorni Francesco II si era già orientato per una capitolazione, poi ci ripensò. E poi soprattutto c'è la giornata decisiva, una giornata che voi avete come dire, rivalutato, perché il 5 febbraio del 1861, però tra l'altro questa giornata, come dice Tommaso Cava, in difesa della nazione napoletana, non vorrei sbagliare il titolo del libro, questa giornata lava definitivamente tutti i tradimenti che avevano compiuto i generali napoletani, penso ad Alessandro Nunziante, che è la figura più brutta sicuramente, perché in questa occasione muore il generale Traversa, che aveva anche tra l'altro era anziano, aveva 75 anni, quindi durante la campagna per la difesa del Regno delle Due Sicilie, se ci sono stati dei tradimenti da parte dei vertici dell'esercito, è anche vero che alcuni generali e colonnelli, quindi graduati di alto rango, moriranno sul campo di battaglia, come Matteo Negri, Traversa, Di Sangro, che morirà per le malattie, perché a un certo punto a Gaeta si diffonde il tifo. E quindi il sacrificio di queste persone, tra l'altro avete sentito i loro cognomi, Di Sangro, discendente del principe di San Severo, dimostra
che la nobiltà napoletana rimase fedele al re legittimo, ed infatti molti di loro seguiranno il re Francesco in esilio a Roma, e questo è importante, rappresenta che l'aristocrazia rimane fedele, che se ne dica, alle istituzioni del Regno delle Due Sicilie. E quindi vediamo la giornata del 5 febbraio, vista da Garnier e tradotta da Don Saverio. Eccovi la giornata più fatale dell'assedio. L'esplosione della riserva di munizione della batteria San Giacomo aveva da principio le disastri. Tra 3 o 4 ore di sera un'esplosione diversa assai e più terribile ha scosso tutta la città. La polveriera piccirella che serveva alle batterie Cittadella e Sant'Antonio mezzo la porta di terra e aiuta per l'aria. Lo rumore è stato spaventevole. Le prete e le scoglie si sono smestute per l'aria per quasi un minuto. Quando la neia forte ha sbarriata e la luce ha fatto avvistare, non trovata bene le cose, la porta di terra era scomparsa. Lo corpo della guardia era sparuto, come pure uno centinaio d'uomini. E questo ovviamente nebbia significa nebbia. E quindi la giornata del 5 febbraio che vede protagonista l'Annunziatella di Agaeta da qualche anno. Sì, è vero, questa è una giornata. Noi come associazione ex allievi portiamo avanti da sempre, studiamo con particolare attenzione le nostre radici, la memoria storica, e pur essendo un'associazione che non assume mai iniziative politiche, noi ricordiamo i caduti, lo abbiamo fatto 10 giorni fa, poco più, nelle fosse ardeatine a Roma, dove ci sono stati degli ex allievi che sono stati tra le vittime delle fosse ardeatine. Tra poco ricorderemo la Grande Guerra, il centenario, dove abbiamo avuto decine e decine di ex allievi deceduti e moltissimi decorati, però al periodo borbonico portiamo un'attenzione particolarissima perché lì sono le radici e naturalmente all'epilogo di questa storia del regno borbonico. Scusate un attimo, adesso ne approfitto perché sono anni che voi mi dite, mi pregate di fare qualcosa, di ritrovare questo famoso busto del generale Parisi, fondatore parentesi doverosa. Doverosa. Quindi qui si spera che ci sia qualche appassionato di storia nocevina che possa aiutarci. Il generale Parisi, fondatore dell'Annunziatella, il cui busto, secondo Ferrarelli, dovrebbe essere una villa del Vescovado. Adesso, chissà, forse le bombe degli americani o forse qualche restauro. Ma se magari riuscite ad aiutare il dottor Catenaccia, così per ricordare il fondatore dell'Annunziatella che qui ha finito i suoi giorni, sarebbe un grandissimo regalo a tutti gli ex allievi dell'Annunziatella e anche alla città di Nocera, che nemmeno conosce questo uomo illustre che comunque ha finito qui la sua lunga vita. In realtà lui si sente un po' responsabile, perché io l'ho conosciuto chiedendogli questa cortesia. Poi è finito che si sono capovolte le parti, perché io gli sono stato molto vicino, ma lui non mi ha risolto il problema del generale Parisi. Quindi mi affido a voi. Che è morto, aveva una villa qui a Nocera, è morto, c'era un busto nella villa, ne danno testimonianza non solo il Parisi, ma anche un altro ufficiale borbonico che era stato in visita a lui, però purtroppo siamo riusciti a trovare tutto di Parisi, meno questo riferimento che fa riguarda appunto Nocera. Ritornando al 5 febbraio del 61, sì, è una giornata particolarissima, fu quella che in un certo qual senso fu la vera fine del regno, perché da quel momento Francesco II, che rispetto alla guerra è stato sempre poco convinto, perché spargere del sangue non era nella sua indole, figlio della santa che è stata beatificata, no? Sapete benissimo, due mesi fa, lui era sempre stato contrario, diverso la moglie che era un carattere più battagliero che non voleva assolutamente arrendersi. Il 5 febbraio c'è questo scoppio infernale che portò, fu da solo la giornata che causò più morti di tutto l'assedio di Gaeta, morirono tra cittadini, soldati e altri più di 350 persone, quindi per Gaeta anche gli episodi successivi e dei bombardamenti alla seconda guerra mondiale, non c'è stato mai un giorno così luttuoso. In quella occasione persero la vita ben due ufficiali, il generale Traverso, usciti dall'Annunziatella, che era il più anziano tra gli ufficiali generali presenti, e poi
non il disangolo di cui ha parlato lui, che è Riccardo, che morì per le conseguenze della malattia, ma un suo nipote che era Paolo De Sangolo, un tenente colonnello che morì a seguito dello scoppio che ci sta. Noi ricordiamo questa giornata da sempre con una cerimonia, la deposizione di una corona, è stato un momento di veramente, veramente tragico della storia dell'assedio, anche perché quel bombardamento, sempre per voler ricordare fatti di casa nostra, dell'associazione, dell'Annunziatella, in definitiva le artiglierie piemontesi furono indirizzate da un ufficiale borbonico che aveva tradito, Guariniello, adesso è bene anche che dimentico il cognome, visto che è stato un grande traditore. Questo ufficiale rimase in Gaeta a lungo e adesso è ancora visibile una villa che lui si costruì con il prezzo del tradimento, ma passava le notizie ai piemontesi e proprio le notizie del bombardamento che ci fu il 5 febbraio venivano da questo signore. Quindi quando dicevo i partisan, purtroppo anche in queste cose ci sono i lati brutti e i lati belli, ed è stato un momento, il tradimento contrassegnò non solo la fine del regno delle due Sicilie, ma anche la fine di Gaeta, perché Gaeta non poteva resistere ulteriormente, fu un episodio estremo. Noi su questo aspetto voglio solo ricordare una figura che abbiamo ricordato quest'anno, il generale Briganti, voi ne avrete sentito parlare, è una riabilitazione che abbiamo fatto, perché il generale Briganti fu accusato di essersi venduto a Garibaldi e noi abbiamo parlato di tradimenti in Sicilia e abbiamo parlato di tradimenti anche a Gaeta. Questo generale Briganti non si è venduto, abbiamo fatto tutti gli accertamenti, assolutamente a Garibaldi, fu ucciso dai suoi soldati che lo ritenevano un traditore. Questo sta a significare che la storia della fine del regno è veramente tutta da riscrivere, e questo libro è importante anche per far vivere, proprio perché questo è stato scritto da una persona che era presente, che seguiva, era un corrispondente di guerra. Non è la storia che ci raccontano adesso, che può essere manipolata, è la storia scritta dai vincitori, e i vincitori si sa che hanno sempre molta fantasia oltre che interesse che guidano la romana. Quindi c'è da leggerselo. E quindi ormai il 5 febbraio annuncia la fine della caduta della fortezza, che avviene il 13 febbraio, e come dire, come abbiamo detto prima, ormai i giochi erano fatti e si combatteva per l'onore. Sebbene l'esercito napoletano, che aveva una tradizione molto antica, penso ai terzios spagnoli, perché quando noi parliamo dell'esercito spagnolo, i soldati napoletani erano inquadrati in appositi corpi, non stavano insieme ai catalani o ai castigliani, quindi hanno combattuto in tutto il mondo, dalla Sud America alla guerra contro l'Olanda nel periodo di Filippo II. Però l'esercito napoletano è passato alla storia, scritta dai vincitori, come l'esercito di Franceschillo, come dire, un esercito di l'armata Brancaleone e tante altre cose molto offensive che non voglio nemmeno ricordare. E però appunto Garnier risponde alla domanda che noi ci ponevamo all'inizio con le sue considerazioni finali sull'assedio: l'onore è stato salvato oppure no? Sa di Mannarà, sì, l'onore è salvo. Da parecchio tempo era così, e da parecchio tempo non si combatteva più per l'onore. Goppa le fosse di tante brave che hanno sofferto con rassegnazione senza esempio e che sono morte con grossa semplicità, goppa le ruine di una città che si è difesa 100 giorni, con risorse così debole, con mezzi così sproporzionati. Io straniero, semplice testimonio, ma non testimonio insensibile, affermo che l'assedio di Gaeta sarà una delle più belle pagine della storia del tempo attuale. La gloria sarà non per i vincitori, ma per i vinti. E non ci sarà uomo de core che ricusa da calarlo capo con rispetto denante alla guarnigione come denante alla maestà loro. Ecco, dottore, io quando mi sono appassionato a questa storia, una cosa che mi ha colpito molto, in negativo, è che, per esempio, se ne andiamo a Monte Cassino, giustamente ci sono i cimiteri dei soldati alleati o polacchi e i cimiteri dei soldati tedeschi. Possibile che non esiste un monumento, un cimitero, nulla che ricordi i soldati napoletani? Mi sembra, lasciamo perdere la politica, perché ormai sono passati 160 anni, mi sembra una cosa
semplicemente incivile. Ricordare la memoria di chi è morto per degli ideali, perché a un certo punto Francesco aveva anche detto potete andarvene, perché nemmeno poteva mantenervi nella fortezza. Ecco, secondo voi si potrebbe mai ricucire questo un monumento che ricorda questi uomini, che spesso giovanissimi come l'allievo dell'Annunziatella Carlo Giordano ad appena 16 anni offrì la sua vita per la patria? Sì, questa è una cosa di cui si è parlato parecchie volte. Voglio ricordare un episodio. Nella fine del regno delle Due Sicilie ci sono stati dei soldati, degli ufficiali stranieri che sono deceduti, svizzeri soprattutto, qualcuno anche austriaco, 4-5. Ricordare che cosa? Che praticamente sia gli svizzeri sia gli austriaci, a questi che caddero durante le operazioni militari della fine del regno delle Due Sicilie, hanno costruito nell'ambito dei cimiteri dei riferimenti, delle lapidi, degli altari per ricordare questo fatto qui. Si pensò di costruire un cimitero di ridotta peraltro dimensione a Santa Maria Capovetere. Negli anni 70-80 si parlò, ne riportò pure la stampa, ma questa iniziativa fu affossata dal prefetto dell'epoca della Grande Napoli, diciamo, perché sembrava una provocazione, era ancora il momento in cui il brigantaggio stava visto come in chiave piemontese, stava creando problemi seri al governo italiano. Siamo vicino agli anni, più andiamo avanti, arriviamo al 98 quando ci furono gravi episodi che veramente gravissimi, che crearono problemi di ordine pubblico mai conosciuti, per esempio durante il periodo borbonico. Per cui creare un cimitero che ricordasse i caduti borbonici non è mai stato visto. Adesso recentemente a Gaeta c'è stato alcuni appassionati, alcuni borbonici, perché poi a Gaeta ci sono diversi gruppi che si interessano alle vicende dell'antico regno, hanno cercato di portare avanti l'iniziativa di creare una sorta di sacrario degli ufficiali, dei soldati borbonici che sono caduti durante l'assedio, ma non si è riuscito. Ora io dico, e ho ricordato la giornata del 5 di febbraio del 1861, questa volta perlomeno possiamo dire che il sindaco di Gaeta è stato presente a questa piccola cerimonia che abbiamo fatto poi in comune, perché gli abbiamo detto in definitiva sono morti 300 e dispere persone, 300 soldati, non è che ne sono morti 2, 3 come in altri casi, queste persone che sono morte dove sono state sepolte, dove stanno, certamente si sono smarriti, però si potrebbe creare anche qualche cosa di simbolico, non potendo rintracciare ovviamente le salme di tutte queste persone, perché sicuramente saranno andate in qualche fossa comune, ma su questo non c'è stato mai nessuno, anche di parte borbonica forse, che si è speso con impegno, con decisione rispetto a questo fatto qui. Sì, effettivamente non sarebbe male, cioè a Santa Chiara sono ricordati i sovrani del regno delle Due Sicilie, e in una maniera anche diciamo abbastanza il pantheon dei sovrani borbonici. A Civitella, che è stata l'ultima roccaforte del regno delle Due Sicilie, si era presa l'iniziativa di creare un monumento al soldato napoletano, era una sorta di ricordo, ma Gaeta, dove c'è stato l'episodio in cui è caduto il maggior numero di soldati, effettivamente andava fatta qualche iniziativa, ma mai nessuno c'è. Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, ma sul carro del vincitore, che è una tendenza non italiana né napoletana ma mondiale, si salì subito. Quindi i fatti che contrassegnano la nascita del Regno d'Italia, il libro cuore di cui tanto si parla, che tutti ricordiamo in definitiva, è un libro scritto
per far dimenticare che era esistito un regno delle due Sicilie, per ricordare i Savoia, l'epopea, i vincitori si sono scritti i loro libri, quelli che hanno i vinti sono riusciti a mantenere viva la memoria.